Allora, Presidente, oggi è stato, si può dire, un Real Piacenza perché ha vinto 4-0 e ha raggiunto i 90 punti. Di cosa va più orgoglioso di questa squadra? Questa squadra ha l'orgoglio dello spogliatoio, perché lo spogliatoio anche oggi ha dimostrato di vecchi, giovani, un'amalgama non indifferente. Questa è una grande squadra dove i valori alla fine poi vengono fuori e abbiamo ammazzato il campionato e lo stiamo dimostrando domenica per domenica. Dei tanti acquisti riusciti che la società ha portato in porto, qual è il suo preferito? Ce n'è uno in particolare? Ma quest'anno sono tutti indistintamente, abbiamo fatto dei giovani, abbiamo indovinato due giocatori, Contini, Colombini e anche Di Cecco, però quello che mi sta sempre di più è Cazzamalli, dato l'età, ma la professionalità e come sta giocando in questo campionato, mi sta proprio, quest'anno non ha sbagliato niente e ha dimostrato che ce la può fare anche tranquillamente la Lega Pro. Non c'è un solo giocatore di questa squadra che non vorrebbe rimanere al Piacenza anche l'anno prossimo. Questo è un dato molto positivo perché significa che si sono trovati bene in questa società. Beh, io e mio fratello abbiamo cercato di creare una famiglia, in conseguenza i ragazzi sono entusiasti di questa società, di questa famiglia. È evidente che poi ci saranno degli addii che dispiaceranno molto sia la società che i ragazzi, però purtroppo il calcio e lo sport bisogna andare avanti e rimarrà sempre un bel ricordo. Allora, una domanda a Colombini. Come giudichi l'esperienza di questi mesi a Piacenza? È stato forse il modo più bello per iniziare una carriera da giocatore? Quando ho deciso di andare via dalla primavera dovevo trovare una squadra che mi desse delle grandi soddisfazioni e Piacenza era l'unica piazza che secondo me era all'altezza di darmele e devo dire che hanno praticamente confermato quello che erano le mie idee e sono soddisfattissimo di questa esperienza che da dicembre fino adesso. Sei soddisfatto delle tue prestazioni sul campo? Sì, diciamo non totalmente, però vedo che pian piano che sto giocando un po' di più, prendo sempre un po' più di fiducia e quindi questo è molto positivo per me. Di Cecco, sei stato probabilmente uno delle più belle scoperte di questa stagione. La tua stagione si è rivelata all'altezza delle tue aspettative? C'è qualcosa che avresti voluto fosse diverso oppure è stato tutto perfetto? No, è stato tutto diciamo quasi perfetto, punto sempre più in alto, vorrei far sempre meglio, quindi il mio obiettivo è veramente molto alto, perciò non sono mai diciamo soddisfatto al 100%, spero di fare sempre meglio fino a quando resterò qua. A Piacenza tutti ti vorrebbero qui anche il prossimo anno? Ma se dovessi restare sicuramente ci sarebbero molte basi già, sia i tifosi, sia la società, l'allenatore, spero che rimangano anche altri compagni, se dovessi rimanere ci sarebbe davvero una base veramente solida. La volontà di Cecco di rimanere c'è? C'è.